finita! Ah, è rito, ormai è diventato rito! Ale, 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 Milan, ale! Ale, 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 Milan, ale! Noi siamo una squadra forte, qualcuno se lo deve mettere in testa, perché quest'anno abbiamo tante linee di giocatori belli forti! Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Oh, finalmente abbiamo battuto Lazio. No, non finalmente, nel senso che non succedeva da tanto, visto che Lazio li battiamo praticamente ogni volta che li troviamo. Ma abbiamo fatto finalmente una bella partita. Una bella partita con un sacco di dettaglietti tattici che adesso vi racconterò. Però parlando nella globalità, raga, bel Milan, raga, bel Milan, fatto di giocatori forti. Noi siamo una squadra forte e siamo una squadra fortissimi. Cheat, incredibile. Raga, io andrò avanti a dirvelo chissà per quanto tempo. Raga, noi siamo una squadra forte, al netto di tutte le palle che ci vengono raccontate. Addirittura ho sentito oggi pomeriggio un video di qualcuno che ha detto che tra la rosa del Milan e dell'Inter ci sono 20 punti. Boh. Boh, vabbè, prendiamo atto. Intanto noi siamo lì davanti, possiamo dirlo? No, chiedo il permesso. Possiamo dirlo che siamo lì in alto? No, perché l'ultima volta che l'ho detto mi hanno scritto i 50.000. Ma non è vero, perché col conteggio dei gol fatti di mia nonna quando è andata all'oratorio 25 anni fa, ha preso il biglietto della tombola. Ma chi se ne frega, classifica Milan in alto. I ragazzi che stanno correndo sotto la curva. Ale, 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 Milan, ale. Sono contento ragazzi, sono contento. Allora, vi faccio due passi indietro. Quando vi parlavo ieri, vi parlavo della partita, perché continuavo a dirvi, la Lazio è una squadra che bisogna stare molto attenti, perché ha un allenatore molto bravo, raga, Sarri tatticamente è un grandissimo allenatore, e due, perché a Lazio dipende come la trovi. Cioè, o la trovi in versione che non c'hanno voglia di giocare, o la trovi in versione Super Saiyan, versione Michael Jordan. Ecco, la partita di oggi non erano né una né carne né pesce, stavamo fatti in mezzo. Quando vi dicevo dell'allenatore, vi stavo dicendo, faccio due passi indietro, quando vi dicevo dell'allenatore bravo, Sarri nella partita di oggi, intanto Rafa, il fattore Leao, raga, il fattore Leao fa sempre la differenza. Quando vi stavo dicendo, perché mi preoccupava il fatto che a Lazio ha Sarri, che è un grandissimo allenatore? Perché oggi cosa ha fatto? Oggi ha preso Sarri, che ripeto è un grandissimo allenatore, ha preso alcune sfaccettature di qualche partita in questo campionato dove noi abbiamo fatto non bene, particolarmente non bene, e le ha riapplicate nel primo tempo della partita di oggi. Infatti, se fate mente locale, i primi 15-20 minuti, prima che poi il nostro allenatore, poi adesso vi racconto il discorso della partita a scatti, prima che il nostro allenatore apportasse delle modifiche tattiche, i primi 10-15 minuti noi tante volte siamo stati imbeccati esattamente come siamo stati imbeccati in quella partita là, ok? Poi il nostro allenatore, si vede che questa cosa sotto qualche aspetto l'aveva preparata, ha fatto degli accorgimenti tattici. Infatti è stato bellissimo il primo tempo, ragazzi, a chi piace. Intanto vedo il Milan lì, attenzione, ufficiale DAZN, Milan 18 punti. Chiedo se si può dire, stasera, cioè fino adesso, in questo momento alle ore 20, posso dirlo? No, chiedo, perché lì su DAZN c'è scritto così, chiedo. È stata una partita a scacchi, ragazzi, bellissima. Sarri faceva un movimento, spostava un giocatore qualche metro avanti, il nostro allenatore spostava qualche giocatore qualche metro indietro. Mi è piaciuto un sacco a livello tattico, una partita super mega interessante. Poi c'è tutta la prestazione dei nostri ragazzi, raga. Noi abbiamo comunque ragazzi giocatori. Abbiamo fatto il primo quarto d'ora, ripeto, dove abbiamo fatto fatica, e poi raga, poi il Milan è salito in cattedra. Il Milan è arrivato lì e ha fatto PEM, è salito in cattedra, ha fatto vedere a tutti chi comandava, e la partita l'abbiamo portata a casa con i giocatori di qualità, con una giocata di Rafa Leao, con il gol ancora di Noah Okafor e con, attenzione, perché quello che sto per dire adesso, mi metto anche la sciarpa per dirlo, era tipo 2 anni che volevo dire questa frase, quindi mettetevi comodi, io metto la sciarpa, voi mettetevi comodi. Sapete chi è il mio migliore in campo? Senti, guarda il miele, guardate il miele che arriva nelle mie orecchie. Sapete chi è stato il migliore in campo? Con il numero 7,
fa di nome Yasin e di cognome fa Adli, qua nelle mie orecchie, miele dolce nelle mie papille gustative, dire questa frase che ce l'avevo lì, qua. Ce l'avevo qua nel cassetto, ce l'avevo lì nei noi colori nel cassetto, sotto i tasti della tastiera, ce l'avevo lì da 2 anni questa frase. Ragazzi, ma che partita ha fatto Yasin? Tornando seri, che partita ha fatto Yasin, raga? Cioè, non soltanto una partita dove ha messo, ha fatto una partita completamente diversa da quella di Cagliari. Ha fatto una partita dove ha messo qualità, sì, ma raga, ma qualità, infatti la standing ovation, quando poi è uscito, è sintomatica di quella che è stata la sua partita, perché ha fatto una partita stratosferica, Yasin Adli. Ha fatto una partita completamente diversa dalla partita contro il Cagliari. Questa sera ha fatto una partita dove qualità, tipo Spider-Man, ecco lui Adliman. Il nostro pittore sparava schizzi di colore, così, mentre dipingeva nel campo, sparava schizzi di colore. Ma mentre sparava gli schizzi di, come Spider-Man, mentre sparava gli schizzi di colore, randellava come un dannato. Sembrava Ringo Gattuso. Qualsiasi cosa gli passava nel giro di un metro, papem! Passava l'allenatore, papem! Passava l'amico, papem! Cioè, è incredibile, raga, mi è piaciuto un sacco. Guardate che non è facile nel calcio trovare giocatori in ritorno serio. Non è facile. Oggi sono gasato, raga, sono gasato. Sapete quando sono gasato faccio i video così. Non è facile trovare dei giocatori che hanno caratteristiche come quelle di Yasin Adli. Cioè, caratteristiche di giocatore di qualità, ma anche giocatore come si dice? Randellatore. Giocatore randellatore, difficilissimo da dire, non lo dirò mai più in un video. No, però a parte gli scherzi, raga, mi è piaciuto un sacco. Mi sono piaciuti nuovi. Forse l'unica nota di dispiacere in questa giornata è il nostro Ruby Rubacuori, che tra l'altro stava facendo una grandissima partita anche lui. Ancora benissimo Fikayo Tomori, ancora anche Davide Calabria, criticatissimo oggi, ha fatto una buonissima partita. È entrato Spizzi, ha fatto una buonissima partita. Fikayo Tomori, ripeto, ancora tra i migliori in campo. Teo, Rafa Leao ha fatto 2 assist. Il Tigiani, raga, Tigiani, ma che partita ha fatto Tigiani? Mi stavo dimenticando di Tigiani, del nostro Tigiani Reinders. Raga, Gianni ha fatto una partita paurosa, ma di qualità, di quantità. È così che vogliamo il Milan noi, raga. Io non finirò mai di dirvelo, il Milan quest'anno ha comprato giocatori di qualità e noi siamo una squadra forte. E io adesso voglio sentire qua tutti quelli che hanno parlato, che mi hanno tirato matto per mesi e per me, qua così. Adesso tutti venite qua, 20 punti? Cioè, la rosa del Milan prende 20 punti dalla rosa del... non so, cioè chiedo, Ok, allora, scusate, allora qua bisognerebbe andare a chiedere a chi ha detto questa cosa di parlare con DAZN, perché c'è un errore. Cioè, loro devono ancora giocare, è vero, quindi noi abbiamo già giocato e siamo davanti, primi in classifica, quindi loro massimo possono raggiungerci, ma non li vedo 20 punti, cioè ci deve essere probabilmente un errore. Cioè, bisogna chiamare DAZN e dirgli che hanno commesso questo errore. Raga, ma quante stronzate mi avete fatto dire in questo video? Perché sono carico a mille, raga, sono carico a mille. Sto andando, ragazzi, vi racconto così, prima di salutarvi vi racconto questa cosa. Adesso sto andando a Pero, a girare un contenuto incredibile, raga, credetemi, incredibile, per il secondo canale, per il mio secondo canale. Quindi io vi consiglio di iscrivervi e lasciare, anzi, innanzitutto iscrizione a questo canale, like, che settembre per il canale YouTube è un disastro completo, settembre. Quindi chiudiamo questo settembre, almeno iscrivetevi al canale e lasciate like. E poi, chi volesse, qua sotto nella descrizione c'è scritto il mio secondo canale, andate lì, iscrivetevi, perché sto andando a girare un video clamoroso, raga, poi vedrete. Vedrete cosa vado a fare. Oh, vi saluto, vi ringrazio, ciao raga, sono contento, sono felice. E berrò da questa mia tazza rossa. Brindo alla vittoria del Milan. È vuota, però facciamo scena. Ciao a tutti, raga. Forza Milan e vado del Clint.